Questa sera, martedì 29 giugno, in occasione della festività dei Santissimi Patroni della città di Agropoli, Pietro e Paolo e della visita del santo della Tresino, costabile Gentilcore, protettore di Castellabate, l'agenzia Sirio Produzioni, in collaborazione con Cilento Channel, canale 636 del digitale terrestre, e sui canali social, pagina Facebook Cilento Channel, effettueranno una diretta televisiva a partire dalle ore 18.30 circa, con interviste alle autorità civili e religiosi e approfondimenti storici, con conseguenze seguente ripresa di tutta la Santa Messa che si svolgerà nella Piazza d'Arme del Castello Angioino Aragonese, come da programma redatto dal comitato festa. Quest'anno abbiamo voluto offrire questo servizio alla cittadinanza soprattutto per le varie motivazioni legate al particolare momento emergenziale della pandemia, con un pensiero alle persone anziane e malate che per altri impedimenti saranno impossibilitate di raggiungere il centro storico ma che con la diretta avranno modo di assistere comunque alla Santa Messa comodamente dalle proprie case. Vi invitiamo pertanto a sintonizzarvi per seguire l'importante momento religioso in onore dei Santi Protettori della città di Agropoli, questa sera a partire dalle ore 18.30, sui nostri canali Cilento Channel 636 del Digitale Terrestre oppure sulla nostra pagina Facebook Cilento Channel. Celebriamo oggi la festa dei Santi Pietro e Paolo che... Eh, per la Chiesa tutta è una solennità, ma ancora di più per la nostra città che eh, si pregia di avere come protettori eh, dai tempi immemorabili i due eh, Apostoli. Secondo l'antica tradizione della Chiesa, eh, in questo unico giorno eh, i due Apostoli subirono il martirio. La storia ci dice che in realtà... Eh, Pietro lo subì durante la persecuzione eh, di Nerone, Paolo qualche anno, eh, anno dopo. Eh, fin dagli albori della nostra città eh, i due patroni eh, sono stati scelti a presiedere anche la nostra eh, comunità cristiana e anche se nel corso dei secoli ehm, sono sorte nuove realtà anche ecclesiali all'interno della città rimangono eh, un punto di riferimento eh, fondamentale. La, una festa patronale ha anche un ruolo oltre che di fede, eh, un, un ruolo civile, que quello di farci eh, riscoprire l'appartenenza ad una comunità. Dovrebbe risvegliare dentro di noi eh, il senso di eh, responsabilità. Eh, nel nostro essere cittadini in questo particolare luogo, in questa eh, particolare storia, luogo e storia che eh, hanno dietro di sé secoli ma che allo stesso tempo eh, ci invitano a proiettarci nel futuro. Dunque ci affidiamo all'intercessione dei santi Pietro eh, e Paolo perché da un lato eh, risveglino dentro di noi, eh, qualora fosse necessario, eh, la grazia della fede, dall'altro come comunità civile vogliamo stringerci attorno a questi due grandi simboli eh, che ci richiamano eh, alla necessità di eh, camminare insieme e costruire costruire il presente e ancora di più per progettare il futuro. Auguri di una buona festa patronale a tutti.